qualificati per questa partita tra il Brasile e i campioni del mondo dell'Inghilterra. Tutto dunque pronto e vediamo le formazioni come si schierano. Brasile, Felix, Brito, Piazza, Carlos Alberto, Severaldo, Clodoaldo, Gensigno, Gerson, Rivelino, Pelé e Tostao. Risponde l'Inghilterra con Banks, Muller, Cooper, Newton, Labon, Moore, Bobby Charlton, Hull, Hurst e quindi Lee e Peters. Tutto dunque è pronto, le squadre sono schierate al centro del campo. Partita, seconda partita per entrambe le squadre in questo mondiale e vedremo se Pelé saprà incantare anche questa sera. Partiti, Tostao. Brasile che ha vinto la sua prima gara con una tripletta di Pelé, attenzione, Gerson, lo insegue Newton, Gerson per Tostao al limite, prova a metterla dentro, libera bene la difesa inglese e adesso è lì che si porta all'attacco, lo attacca Gensigno. Brasile che si difende con ordine, Everaldo, Bobby Charlton a disturbarlo, quindi Carlos Alberto, il capitano, per Gensigno. Attenzione Rivelino, il tiro di Rivelino e la grande parata di Gordon Banks, non una parata difficilissima, bisogna ammettere, comunque riflesso da parte del portiere inglese. Calcio d'angolo battuto, la palla che va in mezzo, poi prova una rovesciata Piazza, ma il pallone termina fuori, ecco inquadrato Piazza, giocatore brasiliano di grande classe, ha detto che qualsiasi giocatore si vada a prendere in questa formazione farebbe contenta qualsiasi squadra al mondo. Il rinvio di Banks. Newton, lo attacca Gerson, riesce a passare il pallone a Hurst e quindi Bobby Charlton, tocca nuovamente all'indietro per Charlton, il cross in mezzo, la palla che termina alta, colpita da Peters, calcio d'angolo e palla che termina fuori, non ha avuto buona mira Bobby Charlton, però è stata deviata e ancora calcio d'angolo, difesa brasiliana che riesce a liberare Rivelino, il tocco per Pelé, Tostao, Pelé, magia di Pelé che supera il suo marcatore, il tocco per Rivelino in aria, Rivelino, Tá me chuta, Rivelino encheu o pé, a bola acabou no pé do poste esquerdo e morreu no fundo do goleiro Rodrigues, aberto o placar no estado de Jalisco em Guadalajara, Rivelino, camisa 11. Ecco, mi è entrato nuovamente il cronista brasiliano, ormai non dico più niente, lo ascolto anch'io perché comunque è divertente, Brasile in vantaggio con una bellissima azione lanciata da Pelé per Tostao che poi liberava in aria Rivelino. Pertanto Brasile in vantaggio sui campioni del mondo in carica dell'Inghilterra che adesso dovranno inseguire i brasiliani per tutta la partita. Labon avanza sul settore sinistro, palla, prova ad andare via, è fermato da Gersigno in fallo laterale. Palla rinvio per Labon, ancora palla. Il rilancio in avanti, Bobby Moore il capitano per Bobby Charlton, il passaggio, il cross in area che non trova nessun compagno di squadra e poi il tiro e la palla termina al lato, buona la conclusione di palla però non ha avuto fortuna, il pallone che termina fuori alla sinistra di Felix, il portiere brasiliano. 35 minuti nel corso di questo primo tempo col Brasile che conduce per una rete a zero, gol realizzato da Rivelino e Veraldo.
e verrà del tocco per Tostao e viene messo a terra senza tanti complimenti. L'arbitro dice che non c'è fallo. Newton, il rilancio del difensore inglese, palla. Inghilterra che fa fatica ad arrivare nei pressi dell'area brasiliana. Gli conviene a questo punto provare con dei tiri da fuori. Rivelino, Tostao, ancora per Rivelino, Rivelino, Tostao, Pelé di testa, brasiliani che giocano a memoria. Mülleri ferma l'azione, poi Bobby Charlton, ma l'arbitro dice che va bene così. Primo tempo 1-0 per il Brasile. Riprendiamo per questo secondo tempo tra Brasile e Inghilterra. I campioni del mondo sono sotto di un gol. Brasile che sta giocando un'ottima partita. Bobby Charlton, il lancio verso l'area di rigore brasiliana, esce Felix e para in solitudine. Gersinio toccato per Clodoaldo, Piazza. Gersinio, interviene Bobby Charlton a rubare il pallone. Inglesi che provano l'attacco con lì, Bobby Charlton al limite, Bobby Charlton potrebbe tirare, lo fa. Palla che però termina fuori, probabilmente forse con una deviazione. Ecco, rivediamo Bobby Charlton. Non si riesce a capire se c'è stata una deviazione, lo capiremo adesso. E difatti c'è stata. Hurst va a battere il calcio d'angolo, intanto Peters entra per Bell, palla dentro, allontana la difesa brasiliana, quindi Pelé lotta con Bobby Moore. Pelé, il lancio verso Tostao che viene fermato da Newton, il tocco per Mülleri. Bell prova il cross in aria, lì prova a colpire di testa, ma niente di fatto. Pelé per Clodoaldo. Clodoaldo prova a toccarla in avanti, ma viene sforzato il suo passaggio. Riconquistano il pallone gli inglesi. Bobby Charlton nel rilancio verso Bell, ma ancora una volta Piazza ferma l'azione degli inglesi. Gersinio, Carlos Alberto, ancora Gersinio, Rivelino, l'autore del gol, prova a passare tra i difensori inglesi che però lo fermano. Bobby Charlton, li tocco all'indietro. Inglesi che sembrano privi di idee, comunque c'è questo lancio in avanti, ma ancora una volta la difesa brasiliana ferma tutto e può ripartire con Everaldo. Tostao, ottimo il controllo di Tostao, vediamo se riuscirà a crossarla nell'area inglese. Tostao alla fine viene fermato e ripartono gli inglesi. Hurst da questi a Bell, lì si allarga, lì siamo sul vertice dell'area, il passaggio in mezzo, il tiro e la palla che termina fuori di poco. È stato Bell ad avere forse l'occasione più nitida di tutta la partita della formazione inglese. Rivediamo, era liberissimo, ha tirato di prima intenzione, la palla ha sfiorato il palo alla destra di Felix. Intanto Rivelino esce per dare posto a Edu, esce tra gli applausi il giocatore brasiliano che ha segnato il gol del vantaggio. Carlos Alberto prova a crossarla, Pelé in aria, Pelé fermato, Pelé l'arbitro dice che non c'è assolutamente fallo ed è finita. Il Brasile batte l'Inghilterra 1-0. Da Nando Martellini è tutto, linea allo studio. It's all there, that savoir-faire, plus a touch of class. He walks in and brings that grin, and they all fall en masse. Got to be the total hit, plus a touch of class.
just that touch of class. Want to toast the Maximos? Simply raise your glass. My name for this week's resolve to hit and run the pass. So he thought till he got caught by a touch of class.